Buongiorno a tutti. Sono giorni caldi per la scuola, si è tornati da lunedì 10 gennaio in presenza, non tutti però, né studenti, né tra gli studenti né tra i docenti e il personale ATA hanno potuto prendere il loro posto. Abbiamo un numero che va attorno, varia tra il 10 e il 20% di assenti, quindi parliamo di 200-300 mila alunni e studenti che, causa Covid, per motivi quindi legati all'infezione anche indiretta, sono costretti a rimanere a casa. Tutto questo sta comportando diversi problemi in ambito didattico. Moltissime classi sono in parte collegate a distanza. Le scuole non riescono a sopperire alle assenze, soprattutto degli insegnanti. Sappiamo che c'è anche un vincolo sulle nomine dei primissimi giorni. Ne parliamo con Laura Biancato, che è dirigente scolastico presso l'Istituto Einaudi Superiore di Bassano del Grappa e è appena neo vincitrice di un importante premio. Your Education come dirigente dell'anno scolastico dell'anno, scusate, 2021. Biancato, ci racconti innanzitutto di questo premio, in cosa consiste e per quale motivo lei è stata scelta? Ma allora, intanto per me è stata una sorpresa, si tratta di un premio di una testata di scuola, quindi insomma non c'è stata una votazione o una commissione, è una testata che mi ha riconosciuto. Ma a me, dalle motivazioni che ho letto, ma le ho lette dopo, non ne sapevo assolutamente niente, ho trovato questa sorpresa, insomma mi hanno avvisato, ho avuto questa bella sorpresa durante le vacanze di Natale, quindi me lo sono figurato un po' come un premio alla carriera, perché ormai io ho 26 anni di servizio come dirigente scolastica e precedentemente 12 da insegnante. Ho pensato forse mi vogliono fare un regalo prima che vada in pensione, non lo so. E le motivazioni scritte con molta cortesia, insomma, nel premio riguardano i risultati, le cose che ho fatto negli ultimi anni e forse le evidenze che in qualche modo siamo riusciti a dimostrare. Parlo al plurale perché io non la ritengo una menzione alla mia persona, ma a tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni e io sono difficile da reggere perché ecco, io credo che la scuola debba dare sempre il massimo, quindi cerco di darlo io e cerco di farlo dare anche alle persone che collaborano con me. Quindi bisogna portare molta pazienza per lavorare con me, però si lavora sempre con molto entusiasmo tutti insieme. Io spero che questa menzione sia per tutti, ecco, la sto vivendo così. È un po' come un gioco, perché non è una Certo. posizione ufficiale. Senta, ha parlato di avere tanta pazienza. In questi giorni lei è appunto da 26 anni dirigente, credo che si sta toccando l'apice delle difficoltà. Come siete combinati nella vostra scuola? Quanti sono in percentuale gli studenti e il personale assente per motivi legati al Covid, anche indirettamente, per magari essere a casa in quarantena per essere in contatto stretto, ci dica. Allora, le percentuali, ecco, dette così possono sembrare anche ridotte, no? Perché se uno dice il 15% del personale assente, può pensare che sia poco, ma nella scuola non lo è, perché per me appunto è il 15%, poi la media delle scuole che sento io e sento decine e decine di colleghi al giorno è più o meno quella, dal 10 al 15, ecco. Personale che non riusciamo a sostituire, abbiamo certo l'organico Covid, ma l'organico Covid è ridotto al 3%. 2-3% in una scuola. Quindi stiamo facendo i salti mortali per tenere le lezioni comunque con regolarità. Per quanto riguarda gli studenti, per il momento da me siamo al 12-13% di studenti assenti per Covid. Ecco, anche questo è un dato parziale, no? Perché alle assenze degli studenti per Covid bisogna aggiungere le assenze ordinarie, quelle fisiologiche che ci sono sempre. Quindi noi in questo momento oltrepassiamo il 20% tra studenti a casa per Covid in quarantena o alcuni che non si sentono bene, non si sa ancora dove collocarli, no? È una percentuale molto alta di studenti che non ci sono. Basta girare per le classi per rendersene conto. Noi abbiamo classi con mezzi banchi vuoti, quindi una situazione piuttosto complicata. Credo che, peraltro, ecco,
alle superiori, tutto sommato ancora si riesca a reggere. Credo che gli istituti comprensivi, perché ne ho esperienza, insomma, ventennale, abbiano molta, ma molta più difficoltà di noi a portare avanti un'organizzazione così complicata. Voi state attivando ovviamente la didattica a distanza, con quali, diciamo, anche efficacia, con quale modalità, come insomma, avete problemi anche nelle connessioni? Molte scuole ci dicono che comunque quando sono connessi contemporaneamente decine di insegnanti, insomma, si crea qualche problema. È anche il caso vostro? Guardi, io faccio una premessa. Con i fondi che l'anno scorso, effettivamente da marzo, ci sono arrivati dal Ministero, noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di dotarci di decine e decine di device mobili in più da dare in comodato d'uso agli studenti. Lo dico perché in questi giorni si parla molto di disuguaglianza sociale, insomma, e di demonizzazione della didattica a distanza perché provocherebbe, io lo dico al condizionale, ecco, provocherebbe aumento di disuguaglianza sociale. Però noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo praticamente coperto tutta l'intera popolazione scolastica con un device. In più, dall'anno scorso abbiamo fatto la scelta di ricominciare l'anno proponendo agli studenti l'uso di uno strumento digitale sempre e comunque, non solo in didattica a distanza. Perciò la sintesi è che in premessa bisognerebbe avere tutti gli studenti con un dispositivo e questa è la nostra condizione al momento. Quindi questi sono gli strumenti. Per quanto riguarda la didattica a distanza, ecco, anche qui bisogna fare una distinzione. Noi abbiamo alcune classi in didattica a distanza già adesso per casi di isolamento, in realtà pochissime, rare, perché con un caso solo positivo, i ragazzi vengono a scuola comunque in autosorveglianza, no? Quindi rispetto a prima c'è una modifica della procedura. Però ne abbiamo dovute mettere anche lunedì alcune in didattica a distanza perché non riuscivamo a coprire il personale, cioè con 3 o più ore di supplenza abbiamo ritenuto più opportuno far fare 2 ore di didattica da casa perché era molto più comodo così. Quindi la situazione è veramente molto variegata. Classi a casa in didattica a distanza per motivi di supplenza, per motivi di Covid. La maggior parte delle classi, più o meno in questo momento i 2/3 delle classi di questo istituto, che conta 1.500 studenti, quasi 1.600 e 66 classi, ecco, la maggior parte, i 2/3 e più, in questo momento sono in didattica mista. Cosa vuol dire? Che alcuni ragazzi sono a scuola e altri a casa per motivi di Covid o di isolamento. Ora, è questo che grava molto sulla connessione della scuola, perché se stessero facendo i docenti didattica a distanza da scuola a casa, la connessione reggerebbe. Il problema è che noi mettiamo la metà degli studenti che sono attualmente a scuola, più della metà che sono a scuola, che usano un device per la scuola ordinariamente, perché questa è una scuola che usa questo tipo di didattica. Più la connessione da classe a casa per 2/3 delle classi, anche i migliori sistemi di connessione, come in effetti per fortuna abbiamo qui, non reggono, perché il carico è veramente esagerato rispetto al solito. E questo è fisiologico, non ci si può fare assolutamente niente. Noi Certo. stiamo cercando di tenere, comunque, ferma la volontà, la capacità di collegarci, ma è veramente dura. Biancato, ma i ragazzi si connettono con una, diciamo, connessione internet a loro spese? Da scuola a casa? No, da scuola a Da casa, casa, cioè a scuola no, a scuola usano wifi della scuola. no, Da da casa, casa. certo, ed è da casa certo che sì, come era successo con la didattica a distanza. Abbiamo aiutato, diciamo, con connessione data dalla scuola a qualche studente, però è molto complicato attivare una connessione da parte della scuola da dare allo studente per motivi vari, che per esempio una connessione deve essere intestata ad una persona sola, deve essere un maggiorenne che è responsabile poi di quello che fa il minorenne. E questa cosa è complessa da gestire, quindi da casa sì, devono connettersi con le loro disponibilità a casa. Senta, un paio di domande che riguardano un po' la burocrazia, però ci risulta che in qualche scuola ci sono un po' di problemi e di lungaggini. Nel momento in cui un ragazzo è in quarantena, riesce subito a far attivare la DAD attraverso la richiesta del medico di base e di conseguenza la scuola il giorno dopo, o massimo 2 giorni, la attiva oppure le cose possono andare più per le lunghe?
Allora io posso rispondere per me, perché non mi prendo la responsabilità di rispondere No, per no, gli è la altri. sua esperienza. Noi la DAD la attiviamo immediatamente, nel senso che non aspetto certificati medici, non aspetto dimostrazioni di tamponi, io quando ho una richiesta attivo, perché siamo arrivati a gestire, questo è stato sempre in realtà anche l'anno scorso, ma quest'anno siamo arrivati a toccare numeri in questo momento di 170, io ho 175 ragazzi, mi sembra, 74, 1500, 75. 1500, quindi. quindi sono 12, 11, 12%. Ecco, il flusso di comunicazione di questi 172, 75 ragazzi è arrivato nell'arco di poche ore. Diciamo, da lunedì a martedì, siamo stati, da domenica anche, siamo stati sommersi di richieste. Ora, per ciascuno dei genitori dei minorenni oppure per lo studente maggiorenne che mi dichiara di avere un problema relativo al Covid, io in questo momento posso solo fidarmi. Se mi devo far testimoniare, certificare tutto quello che mi viene detto, la lungaggine, ha ragione lei, diventa enorme. Io qui sto agendo col buon senso. Io non voglio che i ragazzi perdano lezione. Ecco. Io non sono una preside della DAD, una preside che vuole la scuola Certo, chiusa. certo. Assolutamente. Io voglio che i ragazzi perdano meno ore di lezione possibile. Per questo motivo abbiamo ormai messo in piedi uno staff tecnico che vaglia le richieste anche fino alle 10 di sera. E fino alle 10 di sera, anche all'ultimo momento, proprio si dispone la data il giorno dopo. Bene, parliamo un pochino anche degli insegnanti. C'è un po' di sofferenza, malcontento per questa situazione, un disagio? Le arrivano queste lamentele oppure tutti comunque conducono e sopportano la situazione, come possono? Guardi, da parte degli insegnanti io devo dire che c'è stato in questi 2 anni un impegno mai visto e bisogna solo ringraziarli per quello che fanno, perché lo stress a cui siamo tutti sottoposti in questo periodo è enorme. Non ce ne dobbiamo lamentare, perché il nostro lavoro è quello che dobbiamo fare per sopperire a una situazione generale che è quella che è. C'è chi perde il lavoro, noi no, ma noi abbiamo la necessità di provvedere a tutto quello che serve, e di questi tempi non è facile. Ecco. Quindi l'impegno di tutti è assolutamente riconoscibile dai risultati, da questa capacità comunque di tenere aperte le scuole. C'è uno stress lavorativo, secondo me, mai sperimentato. Lo dico, guardi, anche per me stessa, che dopo 26 anni di lavoro mi trovo in situazioni che non, a volte sono difficilmente governabili e mettono a dura prova anche la competenza di tanti anni. Quindi credo che, anche se non si lamentano, i docenti stiano facendo un lavoro gravosissimo, ecco, mai visto prima. La Senta, lei. didattica mista, Sì. secondo me, dal punto di vista proprio dello stress emotivo e professionale, è la peggiore forma di didattica che ci potrebbe essere, oltre ad avere scarsissima efficacia, cioè avere dei ragazzi davanti. Io ho una sorella che insegna alla scuola primaria, ecco, mi racconta come fa a gestire classi dove ha 20 bambinetti davanti di seconda elementare, di seconda primaria, e 3 o 4 collegati da casa che deve gestire contemporaneamente. Io credo che solo a dirla così uno possa capire di che tipo di stress si tratta. Certo. Senta, lei da quanti anni dirige questo istituto a Bassano? Ma pochissimi, perché io sono arrivata qui l'anno scorso, quindi è solo il secondo. Quindi ha trovato già una realtà tecnologica avanzata, immagino. Sì, io devo dire che ho scelto questo istituto dopo tanto tempo, dopo aver anche un po' girovagato negli ultimi anni ed essere stata in scuole bellissime dove mi sono trovata molto bene. Però diciamo, si è liberata la presidenza di questa Certo. scuola e l'ho scelta perché sapevo la quali sa ne conoscevo la qualità professionale e anche tecnologica. Ecco, anche per mandare un segnale a tante scuole che tecnologicamente non sono all'avanguardia, come si fa a raggiungere diciamo, questi risultati anche proponendo dei corsi di robotica, geotecnica come i vostri? Qual è la capacità del dirigente? Dove sta l'abilità e la forza per raggiungere questi obiettivi?
Beh, io credo che il dirigente abbia un ruolo fondamentale, infatti devo ringraziare la collega che precedentemente ha diretto questa scuola perché ha avuto una visione giusta, ecco, corretta di tutto quello che andava fatto. Io ne ho raccolto l'eredità e ho cercato di rafforzare ancora di più questi aspetti. E ci siamo trovati anche in sintonia di collegamento di lavoro. E il dirigente cosa deve fare? La prima questione è quella dell'infrastruttura. Senza un'infrastruttura che regge, parlo proprio del setting digitale delle aule, che cosa c'è nelle aule, com'è la connessione e come viaggia, insomma, la rete, con tutta la strumentazione comunque annessa e connessa, anche che ci deve essere a scuola, laboratorio e altro. L'infrastruttura è la premessa. Fatto questo, cioè cercato di, quando si è cercato di organizzarsi bene su questi aspetti, con delle scelte che devono essere coerenti, cioè io devo comprare dei monitor che vadano bene anche per il collegamento dei computer che uso in classe, di quello che usano i ragazzi, per esempio, no? E la connessione deve essere regolata secondo quelle che sono le norme relative alla didattica. Biancato, siamo in conclusione. Lei è una donna, una dirigente delle istituzioni, molto vicina anche al Ministero, è presente in tanti progetti. È d'accordo, con la linea portata avanti dal Ministro Bianchi sull'importanza della scuola in presenza o alla luce di quello che ci siamo detti ha qualche perplessità? Beh, cioè, è abbastanza noto che io abbia firmato tra i primi un appello per posticipare di 15 giorni la riapertura delle scuole. E forse da quello che ho detto si capirà anche il senso. Ecco, il senso non è quello di volere la scuola chiusa, assolutamente. Io stessa adoro stare a scuola con i ragazzi dentro. La scuola chiusa è una pena anche per noi che ci continuiamo ad essere e a lavorare. La preoccupazione mia e resta, non me la sono risolta, è quella di vedere un'escalation di contagi che potrebbe portare comunque a una chiusura repentina della scuola. Quindi lo temete ancora, come avete scritto in quel documento, poi firmato, sottoscritto da quasi 3.000 altri No, dirigenti scolastici? 2.400 in realtà, comunque un Quanti? terzo dei dirigenti, sì, un terzo dei dirigenti. Siete arrivati a un terzo. Ecco, quindi rimane in piedi quel discorso comunque, che voi temete che effettivamente nei prossimi giorni si possa andare a una recrudescenza ancora più forte del Covid e quindi di Ma conseguenza. per Prego. quello che sto sentendo anche dagli esperti veri, che non siamo noi, ecco, noi ovviamente abbiamo una preoccupazione professionale, non siamo dei virologi. Io sto sentendo una forte preoccupazione anche dagli addetti ai lavori. Ci sembrava, ecco, che soprattutto per i bambini più piccoli, portare avanti la campagna vaccinale per i prossimi 15 giorni e rientrare con più bambini piccoli vaccinati potesse essere un risultato da ottenere in fretta. Biancato, ma c'è anche un problema di reperimento dei supplenti, credo, no? Ma sì, perché intanto alcune graduatorie sono completamente esaurite, dobbiamo procedere per messe a disposizione, non sempre in alcune si trovano, l'area STEM è proprio scoperta. E invece per quanto riguarda le supplenze sui sospesi, abbiamo la difficoltà di vedere accettate le supplenze, perché sono supplenze del tutto provvisorie, non si sa con che termine, quindi quasi nessuno le accetta. Possono essere anche pochi i docenti sospesi, ma impattano su classi che rimangono senza il docente di quella determinata disciplina Bianca, per giorni, quindi è un problema serio. voi Covid a parte avete avuto problemi nel nominare quest'anno tutto il corpo insegnante per coprire i posti oppure già a settembre eravate a posto? Ma no, diciamo a posto no, però quest'anno è stato un anno anomalo positivamente, cioè quest'anno soprattutto nelle scuole di questa zona, io lavoro al nord dove si sa benissimo che le cattedre scoperte sono tantissime, no, in più. E con diciamo, con le nuove assunzioni abbiamo in qualche modo coperto dei buchi, delle voragini che l'anno scorso e fino all'anno scorso ci facevano penare. Quindi eravamo abbastanza fiduciosi, ecco, rispetto all'inizio dell'anno. Adesso purtroppo le assenze sono quelle dovute alla situazione e quindi coprire i posti è difficile. Bene, bene, grazie Laura Biancato, dirigente scolastico presso l'Istituto Einaudi di Bassano del Grappa.
Ringraziamo anche chi ci ha seguito e diamo appuntamento alla prossima intervista, al prossimo servizio sui canali della tecnica della scuola.